Beh sì, questo forse è vero, però l'inerzia della partita forse la stiamo prendendo, stiamo avendo più possesso, più palleggio e quindi arriviamo con un po' più di facilità anche negli ultimi 20 metri e quindi questa era la sensazione. Dopo sì, le occasioni sicuramente non è che ci fossero state, però credo che il gol del 4 dopo il rigore, il gol del 4-2 forse avrebbe ucciso chiunque, soprattutto noi in questo momento dove veniamo da due partite sicuramente non positive e quindi andare sotto di due gol qui a Francavilla non era facile, però la squadra ha avuto un'ottima reazione, ci ha creduto fino alla fine e poi a volte si è premiati, no? E quindi nel recupero siamo riusciti a portare a casa questo punto che per noi è importantissimo, al di là della classifica, ma soprattutto mentalmente. Perché è una squadra che nelle ultime due partite, due volte è andata in vantaggio e due volte è stata raggiunta e rimontata, quindi non era facile. Oggi è successo a noi l'inverso e quindi siamo contenti di questo. Buonasera, mister. Ecco, ha cambiato l'inerzia della gara. Saranno stati sicuramente anche i cambi e anche il cambio d'assetto. Alla fine siete passati praticamente al 4-2-4. Precedentemente il posting finale era arrivato col 4-3-3, poi è chiaro che sul 4-3 si mette la punta per pareggiare la partita. Ma sì, un allenatore poi è bravo, è scarso in base anche a quello che poi dice la partita, no? Come si finisce al 90esimo. Abbiamo perso la partita a Picerno e abbiamo subito quelle che sono un po' le critiche di aver cambiato modulo, di aver affrontato la partita diversamente, ma fa parte del gioco. Oggi dopo il cambio del Francavilla, che ha tolto Maiorino, ha messo l'altro giocatore, quindi sono passati 3-5-2 e noi abbiamo cambiato modulo, siamo passati 4-3 per avere un po' più di spinta, questo sì, e poi alla fine abbiamo rischiato tutto per tutto un 4-2-4, però devo dire che i moduli si contano, ma conta molto l'atteggiamento, la voglia e la disponibilità che i ragazzi mettono in campo, quindi oggi credo che il campo basso ha voluto portare a casa i punti, oggi ne abbiamo avuto uno e non era facile, però devo dire che i ragazzi sono stati fantastici.